Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi avete chiesto in tanti di farvi un video su tutte le posizioni, dei punti di interesse, dove trovare il divisa, i rampini, il camioncino per il colpo a Caio Perico. Ma sarebbe un lavoraccio, ci sono altri youtuber più bravi e più famosi di me che l'hanno fatto. Quindi raga, vi mostro il mio modo di fare il sopralluogo. In questo caso io prendo la moto, avevo già trovato le divise all'aeroporto, dopo vi faccio vedere dove le ho trovate. Il mio modo è questo qua, prendo la moto, aspetto che le guardie si girano e salto direttamente il posto di blocco. Facendo così, raga, arriverete alla torre di comunicazione in 2 minuti. Io poi, dopo, quando ho fatto il salto l'ho fatto perfetto. Prendete questa rampa, così lo sorpassate. Io poi qui sono stato un attimo sfigato adesso perché sono finito di sotto, ma se state attenti, era la prima volta che mi capitava di finire qua sotto. Ma se state attenti, non ci finite. Poi io sono venuto su senza problemi. Io, raga, in questo video vi velocizzerò un po' le scene perché è veramente un video lungo, quindi tante scene saranno velocizzate. Chiaramente, io qui sto aspettando tutti i vari giri delle guardie. E come potete vedere, sono già arrivato alla torre di comunicazione saltando il posto di blocco. Questo è veramente il modo più veloce di tutti per fare il sopralluogo, secondo me. Io qui chiaramente vi taglio un po' la scena, perché è inutile che vi faccio vedere come hacker o robe così. Riprendo la moto, che questa è la moto sempre quella dell'aeroporto. E vado giù di qua, che giù di qua potete trovare della coca, dell'erba, dei soldi, i rampini e la sostanza da taglio. Ho già fatto un video sulla sostanza da taglio, andatevelo a vedere, un video che è anche stato ricopiato alla grande, ma per me non è un problema. Anche per questo non vi faccio un video con tutti i cosi, perché io non sono uno che ricopia come altri. E qui raga potete trovare un rampino o la sostanza da taglio. In questo caso io adesso ho trovato il rampino, tac, faccio la foto. Adesso mi dirigo verso il molo principale. Raga, io ho fatto due sugli ultimi due sopralluoghi che ho fatto, ho sempre trovato tutto. Io più o meno facendo questi giri trovo sempre tutto, che siano le divise, i rampini, la sostanza da taglio, il camioncino. Poi raga, sta a voi decidere come fare il colpo. Dipende, io se trovo le divise all'aeroporto, ecco qui la sostanza da taglio. Ho già fatto un video con tutte le posizioni, raga, lo ripeto. Comunque, se io trovo le divise all'aeroporto, allora prenderò il Vellum come veicolo d'approccio. Qui, raga, potrete trovare delle altre divise. Se trovo le divise in un molo, prenderò o il Longfing o la barca di pattuglia. In questo caso, al molo nord ho trovato il furgoncino. Eccolo qua. Se poi, dove vi ho fatto vedere adesso le divise, le trovavate, era perfetto, potevate venire dal molo nord con una barca di pattuglia al Longfield e il gioco era fatto. Qui abbiamo dell'altro magazzino. E adesso, raga, siccome ho trovato la sostanza da taglio, vado su di uno dei due silos, in questo caso vado in questo, e vado a contaminare le acque. Qui sopra, raga, potete trovare anche un rampino in cima al silos. In questo caso io non ce l'ho, ma qui in basso a sinistra, proprio a fianco alla botola, potete trovare un rampino. Fatto questo, scendo di sotto e vi faccio vedere dove potreste trovare delle altre divise. Ma raga, una volta che trovate una cesta di divise, non ve ne servono altre, è inutile trovarne 4, 4 rampini, ve ne basta una. Dentro questo magazzino potrete trovare delle altre divise, proprio qui alla sinistra. Qui faccio la foto a questo. In questo caso, in questo sopralluogo, io avevo già trovato le divise all'aeroporto. Non ve l'ho fatto vedere perché volevo farvi vedere come salto. Nel secondo sopralluogo che faccio, vi faccio vedere dove ho trovato le divise anche in questo sopralluogo. Ecco qua, adesso inizio il secondo sopralluogo. Qui ero con degli altri ragazzi che saluto, Ivan, Manu e Afrodite 1983. Ed ecco qua, questo è il giro che ho fatto prima quando ho saltato con la moto. Io ho trovato le divise sopra quella scala. Le potevate trovare anche qui a destra. In questo caso non le trovo perché è un altro sopralluogo, ma controllate sempre dove ci sono le ceste blu. Di solito ci sono sempre le divise.
Poi io qua prendo la macchina e vado in fondo all'aeroporto perché può essere che lì in fondo c'è un rampino. In questo caso io non lo trovo, ma raga, gli spawn delle cose sono casuali, quindi fatevi sempre questo giro, non vi costa niente. Se trovate rampini divisi all'aeroporto siete a posto. Qui raga, investo sta guardia che non muore mai, è immortale, è fatto di gomma. E qui dove c'è questa barca potete trovare un altro rampino. Proprio su quel coso verde, e anche qua sopra, che è una location che mi ha fatto vedere Andrea parecchio tempo fa, potreste trovare un altro rampino. In questo caso non c'era niente. Allora prendiamo, andiamo verso il molo della balena. Questo è il giro che io faccio sempre. Qui trovo sempre tutto, raga. Anche prima con la moto ve l'ho tagliato per non farvi vedere due volte la stessa cosa. Avevo fatto questo giro. In questo caso vanno loro. Hanno trovato sul molo le divise, vedete. Vi ho tagliato la scena. E adesso noi andiamo alle mie spalle, c'è quella roccia, e andiamo qua sotto, che qua sotto è un'altra location per i rampini. Io sono andato a piedi per paura che la macchina non venisse più su, perché essendo in quattro solo quella macchina si può usare, ed ecco qua i rampini. Praticamente per questo colpo siamo già a posto, perché abbiamo trovato le divise sul molo della balena. Arrivate con Longfing, vi cambiate, prendete i rampini, una macchina qualsiasi e ve ne andate dal Rubio. Adesso, raga, questo è il modo. Se non siete, diciamo, tanto capaci, se non volete farvi sgamare, non volete avere problemi, andate qui alla festa e vi fate tutto questo pezzo a nuoto o in macchina o in moto. In moto potreste farvi veramente tanta strada perché la Manchez va su dappertutto. Qui raga vi ho velocizzato la scena, poi cambierò anche il vestito perché ho fatto vedere a questi ragazzi che a Caio Perico si può cambiare lo stile. Quindi vi ho tagliato un po' la scena, ve l'ho velocizzata. E questo raga, se non volete avere problemi, fatevi questo giro. Così non avete guardie, non avete problemi di nessun tipo, ecco. Qui ho fatto vedere che si poteva cambiare lo stile perché mi hanno chiesto come mettere la tuta da sub, che loro l'avevano nell'inventario. Ho fatto vedere la mia super maglietta. Ed ecco qua. Qua adesso arriviamo al molo principale. Ora vi faccio vedere un'altra possibile location del furgone del camion rifornimento. Lo potete trovare praticamente qui sulla sinistra in mezzo a queste palme. In questo caso non ce l'avevo. Ecco, qui in mezzo praticamente. E io facendo questo giro faccio sempre questa strada qua, vado di qua, arrivo in questa piccola pista d'atterraggio e qua dove adesso troverò la sostanza da taglio potete trovare anche delle divise. In questo caso noi non avevamo le divise, ma abbiamo trovato la sostanza da taglio. Ma raga, ripeto, non vi serve niente fare le foto a tutte le divise. Le abbiamo trovate al molo della balena, siamo a posto noi. Sopra questo silos, raga, potete trovare un altro rampino se vi spona, eccolo qua. E io, raga, facendo questo giro, o faccio un giro o faccio l'altro, io trovo sempre tutto. Poi, chiaramente, in base a dove trovo le divise, i rampini e tutto, vedo quale veicolo d'approccio usare, se usare la barca, se usare l'aereo, se usare questo, se usare quello. Dipende tutto da voi, raga. Io so che poi ci sarà qualcuno che dice, io mi butto dalla scogliera, io qua, io là. Sì, ma già sto colpo è facilissimo. Se ti butti dalla scogliera diventa ancora più facile. Quindi, raga, secondo me è più divertente scegliere l'approccio in base a dove trovate le cose. Qui, raga, adesso vicino a questa casa vi taglio la scena perché dovevo aspettare che se ne andasse una guardia. Qui potrete trovare delle altre divise, che in questo caso io le ho trovate. Ma non mi servono a niente perché li avevo già trovate al molo della balena. Adesso, raga, vi taglio tutta la scena perché sono andato fino alla torre di comunicazione e sono sempre qui al molo principale, dove ho trovato prima la sostanza da taglio. In questo sopralluogo ho trovato il furgoncino qua. Però, raga, se avete trovato i rampini, non vi serve neanche il furgoncino se volete entrare da qui. Qui è un altro posto dove potete trovare le divise. Ecco. Adesso raga, il sopralluogo è finito, io mi prendo una barca, potete anche farvi sgamare una volta che avete trovato tutto, così andate direttamente all'aeroporto. Ragazzi, spero che il video si capisca, questo è i miei due modi per fare il sopralluogo, riesco sempre a trovare tutto, i colpi mi riescono perfetti, con sfida elite, con tutti, con tutto.
Spero che il video vi sia stato d'aiuto. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, seguitemi su Facebook Luca Nada e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!